iniziare col video, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video con tutti i vostri amici. E se vuoi, scrivi un commento sotto i miei video per darmi qualche consiglio. Però c'è un'altra cosa che vi devo dire, che è molto importante. Devi schiacciare qui in alto a destra, poi schiacciare il video, così ti porterà direttamente al trailer del mio canale. Così se ti dimentichi quando uscirà il video che ti piace, puoi riguardare il trailer. Piccola parentesi, pian piano che andiamo avanti, aggiungerò dei giochi, sempre in alto a destra. Quindi potete rimanere informati del mio canale. Chiusa parentesi, adesso vi lascio al video. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, io sono Bernic e oggi siamo qui in un nuovissimo video di GTA 5 Online. Dopo tantissimo tempo siamo tornati anche con GTA Online. E oggi ragazzi, come ti ho detto nel titolo, siamo in un video speciale, specialissimo, estremo. Non so come specificarlo. Vabbè ragazzi, quindi per questo video lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video con tutti i vostri amici. E ragazzi, adesso vi dico perché è speciale, guardate un po'. Olè! Ragazzi, signori e signore, ho vinto la F1 al casino e vi metterò adesso la clip. Ok, dopo avervi messo la clip, avete visto che l'ho vinta al casino, appunto, e oggi siamo qui a modificarla. Come avete detto, anche dal titolo, molto probabilmente, non lo so. Comunque la modifichiamo perché? Perché è una macchia veloce, quindi... Oddio, mi sono incastrato, ok? È una macchia veloce, molto bella. Allora, cosa facciamo? La modifichiamo al volo e dopo la andiamo a testare così in strada. Ovviamente cercherò di spendere meno soldi possibili perché ho solo 350.000 e non ci ho giocato molto in questi giorni, quindi ho 350.000, dai, sì. Allora mettiamo l'armatura, 80% perché non possiamo mettere al massimo. Carrozzeria, io non metto questa qua perché sì, è bella, ma metterò questo qua, cioè no, questo qua. Sì, metto questo qua. Quindi spendo meno. I freni non saprei. Non so. Allora, per adesso li lascio così. Poi mi farò dare un consiglio da Dingion. Sì. Allora, questi qua. 14.000, ok, li mettiamo. I motori. Mettiamo al massimo, il motore serve. Le marmitte, sì, per 750, ok. Siamo già a 250.000. Livree, lascio questa qua. Sì, vediamo un po'. Sì, lascio queste qua, mi piacciono tanto. Ok, sì. Verniciatura, no. Vendi, no. Spoiler. Allora, io ero indeciso tra questo qua, perché prima mi sono dato ho guardato un po' le modifiche, quanto costano. E vabbè, questo qua. O questo qua di alettone, quindi spoiler. O questo qua, vedete com'è. O se no, l'ultimo, questo qua. O questo, o questo. Ma visto che questo qua costa una cifra, io mi metto questo qua. Ok, trasmissioni massimo. Turbo. Turbo costa troppo, no ragazzi, mi dispiace, ma turbo no. Vabbè, le ruote lascio questo qua. Ma perché non mi fa cambiare? Cos'è che devo mettere? I cerchioni. Ma io metterei... Io ragazzi non metto niente, lascio così, perché non voglio spendere tanti soldi. Il design, non posso metterlo. Le gomme antiproiettili le mettiamo. Fumo non lo mettiamo. Finestrini, cioè... Ah, sto coso qua davanti. No, non lo mettiamo. Parabrezza, ok. Metto... questo bianco, yes.
Ok, ragazzi, l'abbiamo modificata. Abbiamo speso una cifra. Abbiamo speso tantissimo. Tipo 200. Più di 200.000. E vediamo un po'. Sì, più di 200.000. E ragazzi, la testiamo subito. Vediamo un po'. Oddio, cioè, già così va molto più veloce. Poi no, c'è la pioggia. Ok. Oddio, quello lì cosa fa? Oddio. Mamma mia, quanto siamo forti. Ok, andiamo di qua. Cioè, raga, va veloce, va veloce. Io ve la consiglio tantissimo. Ovviamente non ve la consiglio di comprarla. Se siete all'inizio non ve la consiglio di comprarla. Però dovete vincere al casinò. Che forse adesso non c'è già più il casinò. Quindi mi dispiace, ma mi sa che non la potete più prendere. Comunque, se la prendete ve la consiglio tantissimo, ovviamente, di potenziarla. Però se siete all'inizio non ve la consiglio di prenderla. No, no, no. Perché poi costa tanto, credo, 2 milioni e mezzo, tipo una roba del genere. Ok, molto bella, mi piace tanto. Adesso giriamo a destra. Ok, cioè gira tanto, eh. Gira molto. Ok. Perfetto. Oddio. Ok, bisogna schiantare, perfetto. Oddio, ma mi si è buggato l'allettone davanti, non ce l'ho più. Vabbè. Oddio, cosa. Ok, vai, mettiamo NOS. Non riuscivo a girare, ragazzi, giuro che non riuscivo a girare senza l'alettone davanti e il paraurti, sì, il paraurti davanti. È impossibile. Cioè, giuro, è mega impossibile. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua, facciamo un po' di curve. Ok, andiamo di qua. Oh, cavolo, mi si è buggata la macchina, perfetto. Vabbè, ragazzi, mi piace molto sta macchina. L'ho lasciata, cioè, non si vedono tante le differenze che ho fatto, cioè, di estetica l'ho lasciata così, in poche parole. Ok, campione. Ci sta, mi piace molto sta macchina. La userò sempre. Sempre. E ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace sta macchina. Se fosse così, vi invito a lasciare un mi piace, così capisco anche dai mi piace se vi piace la macchina e anche il video. E così porterò altri video simili in cui sbloccherò nuove auto del casino e le testeremo, le modificheremo se conviene, se non conviene no. Ragazzi, lasciate un mi piace, appunto come ho detto prima. Condividete il video con tutti i vostri amici così vedranno questo bellissimo video, anche se è corto. Comunque commentate con qualche consiglio o con qualche video che dovrò fare anche su altri giochi. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!